Eccoci. Oggi siamo qui perché vogliamo... Ma perché non cresci? Crescerò, credici. Oggi siamo qui perché insieme vogliamo preparare un primo... Con lui. Certo. Il nanetto. È un primo delizioso, leggero, pieno di nutrienti. Giusto amore? Sì, ma sei troppo un foglietto illustrativo. Dillo, è buona? È buonissima, allora, questa pasta. Allora, andiamo alla pasta. Ed eccoci pronti per questo primo gustoso e ricco di verdure e proteine. Cominciamo subito. Useremo mezzo per 4 persone, mezzo chilo di pasta integrale rummo. Queste pennette rigate buonissime che vado a mettere subito a lessare in abbondante acqua salata. Quindi sale, ingredienti, 50 g di ricotta, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, del peperoncino quanto basta, del sale, oltre a quello per la pasta anche per il condimento, poi 100 g di gamberetti già lessati, 2 spicchi d'aglio, 50 g di Philadelphia, potete anche farla con 100 g di ricotta ed eliminare la Philadelphia, e poi io qui ho messo 6 cuori di carciofo e siccome sono di stagione e li avevo freschi presi al mio, un 7 fiori di zucca, ma voi potete farla anche senza fiori di zucca, potete aggiungere se volete gli asparagi, ci stanno altrettanto bene, o anche niente. Cominciamo subito. Come prima cosa mettiamo in un wok a soffriggere i 2 spicchi d'aglio con l'olio e nel frattempo riduciamo a cubetti i nostri cuori di carciofo. Ok, quando l'aglio comincia a soffriggere buttiamo dentro i carciofi, i gamberetti e anche i fiori di zucca che metterò così strappandoli leggermente. Tutto ciò dovrà stare molto poco in padella, questo è il tempo di far appassire i fiori di zucca e di far prendere di aglio tutti gli altri ingredienti. Nel frattempo intercettiamo gli spicchi d'aglio e leviamoli. Aggiungiamo al tutto un po' di peperoncino a piacere e un pizzico di sale. Questa è una ricetta tua di prevenzione? Sì. Complimenti, dovresti scrivere un libro di ricette, almeno sarebbe un libro di ricette innovativo. Bene, a questo punto mettiamo la ricotta, tutti 50 grammi, e 50 grammi di Philadelphia. Aggiungiamo un po' di acqua di cottura della pasta che è qui a fianco, molto poca, e facciamo sì che la parte cremosa venga inglobata dalla parte di verdure e gamberetti. Facciamo sobbollire qualche minuto, quindi possiamo spegnere, il condimento è pronto, aspettiamo solo che la pasta giunga a cottura. Ok, a questo punto scoliamo la pasta e versiamola nel condimento. Quindi mantechiamo bene bene il tutto. Olè, siamo pronti per impiattare. Adesso vi lasciamo a questa bella immagine di questa pasta ancora nel suo wok. Invece noi impiattiamo e vi lasciamo alle foto del piatto fatto. Vai! Buon pranzo! Freghiamocene ogni tanto delle cose salutari, salutiste. Con questa pasta sicuramente il gusto ci guadagna. Ma questa pasta è salutissimissima, è fatta solamente da ingredienti nobili e di prima qualità. E quindi è un giusto compromesso tra una tavola sana e una tavola buona. E quindi donne, se anche voi vi siete rotte le scatole della solita pasta, provate questa pasta integrale, fatela provare ai vostri mariti e vedrete che farete veramente un successone. Vedrete che, perché non è detto che per forza uno debba esagerare, si può anche mangiare bene. Dove vai? Oh, scusami. Si può anche mangiare bene e con gusto. Basta cianciare, andate a preparare. Basta, mi è venuta la gobba, andiamo. E noi ci vediamo sempre qui. Sulle vostre tavole. Ciao, vi lascio.